Santi Misteri, nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria e festeggiando la festa della Madonna di Seritella, nostra patrona, vogliamo accostarci più degnamente all'altare del Signore. Chiediamo perdono a Dio delle nostre colpe, delle nostre mancanze e invochiamo per ognuno il dono della misericordia del Padre. Confesso a Dio e a voi fratelli che ho molti peccati, pensieri, parole, opere e grazie a Dio.
In quel tempo ci fu lo sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Viene ad unarsi in casa di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giacche. E le riempirono fino a loro. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in casa di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Allora Maria, come direbbe un grande letterato che anche adesso
fatto carne e si è fatto uomo proprio nel grembo della Vergine Maria. Allora la Vergine Santissima, fratelli carissimi, ha questo grande compito, quello di essere donna eucaristica. Però non dimentichiamo, fratelli e sorelle carissimi, che Maria non ha avuto solo il compito di essere tabernacolo di Cristo. Ricordiamoci questo. Maria non ha avuto soltanto il privilegio di essere madre dell'Eucaristia, ma Maria ha contribuito con il suo corpo, con la sua corporeità, a fare che cosa? Ha contribuito anche lei alla formazione umana, alla formazione fisica di Gesù Cristo. Che cosa voglio dire? Lo dico in termini molto più forti e chiari. La carne di Cristo è anche la carne di Maria. Quindi nell'Eucaristia noi troviamo anche la cooperazione, la collaborazione della Vergine Santissima. Ecco perché Maria è donna eucaristica. La vogliamo intendere in tanti modi, va bene, come tabernacolo, come lo stensore, va benissimo. Ma Maria è prima di tutto donna eucaristica perché ha fatto della sua carne la carne di Cristo. E Padre Pio ce lo insegna in una maniera molto bella. Padre Pio, a qualche frate che lo interrogava circa la celebrazione della Santa Messa, lui rispose proprio queste parole. Il frate gli domandò: padre, ma durante la messa che cosa succede a voi? Durante la messa fianco a me sta la Madonna, tra le mie mani Gesù Cristo, e Maria partecipa a che cosa? Al sacrificio eucaristico. Maria è donna eucaristica perché è stata madre di Cristo, ha offerto il suo corpo perché avesse vita Gesù Cristo. Ma Maria è donna eucaristica, sapete perché? Per un altro motivo. Non soltanto perché Maria è donna del tabernacolo dell'eucaristia, del primo stensore, va benissimo tutte queste belle strofette, va benissimo tutte queste belle immagini allegoriche, ma Maria è anche donna eucaristica perché lei ha offerto il suo figlio Gesù sul Calvario, e la croce è stato il primo altare della storia della Chiesa, della storia della spiritualità, non la chiamiamo storia della Chiesa, della storia della fede. È stata Maria che ha offerto Gesù sulla croce. Ecco per quale motivo Maria insieme all'Apostolo Giovanni stavano ai piedi della croce. E Maria è donna eucaristica proprio per questo, perché ha partecipato al mistero dell'incarnazione. Era necessario Maria, altrimenti questo bambino Gesù da chi doveva nascere? Maria era necessaria. Dio ha voluto che Maria fosse necessaria. Dio poteva anche fare meno. Era Dio, lo mando io mio figlio, lo mando dal cielo, come pensavano gli ebrei, il Messia trionfante, il Messia glorioso. Invece no, Dio ha voluto l'incarnazione, ha voluto necessaria che cosa? L'incarnazione, e ha voluto necessaria anche la presenza di Maria, donna eucaristica, donna che accoglie, donna, fratelli e sorelle, che è madre, che ha vissuto nella sua vita terrena lo spezzare il pane, come fate voi mamme quando apparecchiate la tavola. Maria non solo è stata donna eucaristica perché ha partecipato al mistero dell'incarnazione, ma Maria è stata donna eucaristica perché ha spezzato il pane a chi? Ai discepoli di Cristo. Ecco per quale motivo la Chiesa non può fare a meno di guardare e contemplare Maria. E allora Maria è donna eucaristica anche in virtù della croce. Ma non è finito, non è finito, perché Maria è donna eucaristica anche nel momento del cenacolo. Avete inteso? Stasera ho scelto proprio questa messa ad hoc. Per quale motivo? Perché anche nel cenacolo Maria è stata la donna eucaristica. Non vi credete che quella parola del Vangelo di Luca che dice Maria custodiva tutte queste cose meditando nel suo cuore sia finito con la nascita di Gesù? Assolutamente. Questa meditazione di Maria
noi come donna eucaristica. Quanto è bella l'immagine, qualche tempo fa sono stato ad Assisi e poi sono stato a Santa Rita, a Praia Rocca Polenta, la casa dove è stata Santa Rita. C'è un bellissimo affresco dove c'è la Madonna con delle spighe di grano in mano. L'immagine più bella di questa non ce n'è. Sapete per quale motivo? Perché i padri della Chiesa orientale, i cosiddetti padri bizantini, inneggiano alla Madonna come colei che concede la spiga. A Lucera, nella Marchesa della Madonna della Spiga, c'era un altro affresco molto simile a questo. La Madonna con la spiga tra le mani è un segno di che cosa? Di quello che ci offre Maria. Quella spiga è prefigurazione di Cristo, il vivo di grano caduto in terra, morto e che ha portato la nuova vita, che ha portato la fine della fame. Chi mangia e beve il mio sangue non avrà mai più fame e non avrà mai più sete. Quel tipo di grano, fratelli carissimi, è il tipo di grano che ci offre la Madonna. E che Maria continuamente ci dice, ricordati questa parola, io sono il pane vivo disceso dal cielo. E questo non ci dobbiamo mai dimenticare, questo ci insegna la Vergine Santissima. Affidiamoci alla sua protezione, alla sua intercessione, perché anche noi, carissimi fratelli e sorelle, possiamo seguire l'esempio della Vergine Maria. Anche noi possiamo essere uomini e donne eucaristiche. Non potremo raggiungere certamente lo splendore della Madonna, ma ciò che Dio benedirà l'ultimo giorno della nostra vita sarà lo sforzo che noi abbiamo attuato nel raggiungere questa perfezione. E così sia. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose che si credo che sono il Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Si è fatto uomo, fu crocifisso
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, la nostra offerta, fa che nella fedele imitazione della Vergine Maria ascoltiamo docilmente la voce dello Spirito e cerchiamo in tutto e sempre la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuole giusta? E veramente cosa vuole giusta nostro dovere fonte di salvezza? Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu ci hai dato nella Chiesa nascente un esempio mirabile di concordia e di orazione. La Madre di Gesù unita agli Apostoli in un'anime preghiera. La Vergine figlia di Sio che aveva atteso pregando la venuta di Cristo invoca con intense suppliche lo Spirito promesso. Lei che nell'incarnazione del Verbo fu adombrata dalla tua potenza e di nuovo colmata del tuo dono al sorgere del nuovo Israele. Vigile nell'orazione, ardente nella carità, è divenuta modello della Chiesa che, animata dal tuo Santo Spirito, attende vegliando il secondo avvento del Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi
liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua nata. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio e Regina di Servitella, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cieli, di del mondo. Amen.
beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono io per partecipare alla mia presenza, ma la sua parola di Dio sono salvata.
Maria Santissima di Servitella, prega per noi. Vi ricordo che domani le messe sono come l'orario domenicale, quindi qui in Chiesa Madre ci sarà la messa alle 9 e alle 11, mentre domani sera alle ore 18 ci sarà il pontificale solenne presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pelli, che è l'attuale Arcivescovo di Foggia. Subito dopo, tempo permettendo, ci sarà la processione della Madonna con i Santi. Voi pregate che non deve piovere. Io ho già parlato con la Madonna, quindi non dovrebbero esserci problemi. Poi se piove domani, lo dirvi a lui nelle preghiere. Va bene? Bene, auguri a tutti di buona festa e vi ricordo già da ora, visto che siamo numerosi, ricordiamoci domenica sera alle ore 19 qui la messa in suffragio delle vittime del terremoto di Amatrice e di tutti i paesi limitrofi. Quindi non ci dimentichiamo di questo, perché è vero che il nostro cuore è in festa, ma il nostro cuore di cristiani è ferito così come quelli che sono stati vittime e hanno subito questo grande dramma che ha scosso tutta la nostra nazione e anche l'Europa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione, ad ogni vocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna di Servitella, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Nel nome di Gesù e di Maria, andate in pace. Amen. Buona festa.